Madge Gyllenhaal, ecco cosa vuol dire interpretare una prostituta. The Deuce, la via del porno, andrà in onda prossimamente anche in Italia, ma negli Stati Uniti sta già facendo molto discutere. Madge Gyllenhaal, che nella serie TV interpreta Elaine Candy Merrell, una prostituta che decide di entrare nell'industria pornografica, parla del suo ruolo e di cosa ha significato interpretarlo. Una prostituta è anche una donna. In una recente intervista ad Harper's Bazaar, Madge Gyllenhaal racconta del suo approccio al personaggio e di come spesso sia distorta la nostra idea di prostituta. L'attrice, che ha ricevuto molte critiche positive per questo ruolo, dice che una prostituta è innanzitutto una donna, che, come dice in una delle prime scene, fa questo lavoro. Il lavoro è solo una parte della vita di una persona, che può essere madre, figlia, sorella, donna d'affari. Una prostituta è tutto questo ed è riduttivo, per Madge, vederla solo in relazione al mestiere di professionista del sesso. Proprio questa lettura del personaggio, unita ad una sceneggiatura di altissimo livello, hanno spinto l'attrice ad accettare un ruolo così scomodo ma estremamente interessante. Per prepararsi ed essere il più credibile possibile, Madge Gyllenhaal racconta di aver parlato con una vera prostituta, Annie Sprinkle, che adesso è una performer ma che negli anni 70 faceva il mestiere di prostituta. Parlare con la Sprinkle l'ha aiutata molto e le ha permesso di entrare nel mondo del porno degli anni 70. La serie che racconta la nascita dell'industria pornografica. The Deuce, la via del porno, è ambientata a New York tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 e racconta la nascita dell'industria pornografica e la sua rapida diffusione, tra droga, mafia e HIV. La serie è interpretata da James Franco, nel ruolo dei fratelli gemelli Vincent e Frankie e Martino, che si trovano a lavorare per la mafia italo-americana. I due incontrano Candy, una prostituta interpretata dalla Gyllenhaal, che decide di buttarsi nell'industria del porno, finalmente legalizzata. Essere una prostituta, continua l'attrice, richiede una buona capacità dissociativa e non tutte le donne riescono a farlo. È difficile fare sesso con 8 o 10 uomini a notte. È difficile fisicamente, per non parlare di come deve essere dal punto di vista psicologico, racconta Madge, ma il suo personaggio riesce a essere più fredda e a separare nettamente la vita personale da quella lavorativa. Madge e il sesso. Non è la prima volta che Madge Gyllenhaal accetta di lavorare ad un progetto in cui l'argomento principale è il sesso. Già in Secretari, in cui vengono affrontati temi come la dominazione, la sottomissione e il BSDM, e in Isteria, il film sulla nascita del vibratore, l'attrice si era trovata perfettamente a suo agio e, infatti, aveva dichiarato, "Il sesso è così interessante, chi può dire di non essere coinvolto?". Il sesso è un modo di comunicare senza parole. Credo sia per questo che non ho remore a trattare l'argomento in un film. Non ci resta che aspettare la messa in onda, su Sky Atlantic, di The Deuce, per vedere la bella Madge in quest'altro interessantissimo e sensualissimo ruolo.